Hi guys, and welcome to In Date Un Po' An Epic. Eccoci tornati ragazzi con la nostra piccola avventura avventurosa per i meandri di questo castello. Pipistrulli, datemi le vostre set. Come avete visto dal vecchio video che è con special, abbiamo ottenuto vari tipi di oggetti extra. Prima però di andare avanti accendo un attimo il aia fanbip e 2. No, fermo. Ma che cazzo, muori. Dicevo, accendo il ventilatore che sto morendo di caldo. Ok, non abbiamo ancora una destinazione precisa. Aia. Quindi andiamo un po' a random. Vediamo cosa c'è di qua. Che bel posto, mi ispira. Mazza, a me. Mazza leggendaria. Frecce e torcia. Oh, oh, figlio di puttana. Affanculo. Anche tu. Formiche rosse del cazzo. Ce ne sono altre però. Ok, scendiamo. Un serpente. Fottiti, 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 fottiti. Ok. Una nuova arma, la piccola ascia. Che anche questa è un'ottima arma e ha lo stesso effetto della mazza, cioè rompe le casse in una velocità elevatissima. Elevatissima, insomma. In pochi colpi. Quindi alla tamped. Tamped. Che amico. Tac, tac. L'essenza verde, non abbiamo mai trovato un'essenza verde. Amico. Pam. E muori. Ok. C'è altro? No, ho sbagliato tasto. Pam, pam. Frecce e monete. Qua c'è qualcosa. Luce. Qua c'è qualcosa. Luce. Ho mancato una luce, mi sa. Muoviti, personaggio, salta e vai, corri, corri, corri. Ok, altra zona illuminata con successo. Ok, basta usare quella cavolo di mazza, metti la spada e andiamo avanti per le nostre strade. Siamo già a un quarto del livello 2, mi piace la cosa. Oddio, serpentello. No, ho sbagliato tasto. Tac, tac, luce. Freccia. Oh cazzo. Cerchiamo di non farci male. Olè. Formiche rosse. Inutili. Ok, là sopra abbiamo un brutto ceffo noto. Speriamo che non sia un tizio potente. Muori. 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 Yeah. Anello del guerriero. Pergamena. Pergamena. Vedo un sacco di carte dei libri, tutti scritti in vecchie strane lingue. Strani fogli. Ok, meglio ricordarsi che qua ci sono degli strani fogli. Ah, però abbiamo trovato dei nuovi oggetti. Allora, le pergamene sono oggetti che ci danno un potere per un tempo limitato e per uso unico. Quindi questo crea su di te uno stato protettivo che assorbe un terzo del danno di danni da mischia. E questo crea tornate un'aura di calore che danneggia gradualmente i nemici. Io di solito non sono tipo che utilizza le pergamene su An Epic, ma durante battaglie boss o roba del genere possono tornare abbastanza utili. Quindi a meno che non debba per forza buttarle via o venderle, lo userò. Then extra con spade 4. E abbiamo il nostro secondo anello. Quello proprio il primo ufficiale in realtà. Quando usare fino a 8 anelli, infatti. Abbiamo 10 dita, ma possiamo usare fino a 8 anelli. Il senso di questo non c'è. Andiamo giù, va. Ok, cosa c'è ancora da fare? Mi pare che c'è una quest secondaria da qualche parte. Mi sembra di ricordare, non ne sono convinto. Allora, qua abbiamo già visitato tutto, sì. Strullo, muori.
Ah là. Ok, scendiamo qua sotto. Ciao amico. Qua nel... dove non sono... Ah, a destra non sono andato ancora. Ciao amico. Yeah. Ok. Mannaioli. Muori. L'altra mazza. Cos'è questo cartello? Leva di distruzione del tappone. Non toccare. Un'altra piccola ascia. No, non c'è niente qua. Ok, un'altra luce. Una scopa. Una porta, però ci andiamo dopo. Vaffanculo ai pipistrulli. Vaffanbippa ai pipistrulli. E due. Soldi. Affanculo, basta. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. E vai. E tu che cosa cazzo vuoi? Mannaiolo. Luce fu. Taha. Attacco volante. Yeah. Ok, cosa c'è in questa cassa? Pozione di forza dell'ogre, un'altra pozioncina che... Ah, fam... Vieni qua. Vieni qua. E scendi. Ma vieni qui. Maledetto bastardo. Vieni qua, brutto pipistrullo. Pipistrulli. Ok. Alti pipistrulli. E morite. Oh, manca uno. Ok. E qua abbiamo una cassa. Rompiamola. Niente. Vabbè. Entriamo in quella porta che è molto utile. Non ho finito di accendere tutte le torce, vero? No, l'ho acceso tutto, ok. Ok. E siamo arrivati da costui. Fermo! Tu chi sei? Tu chi è? Il mio nome è Zeratul, sono un guerriero oscuro e un alto servitore del grande Harnakon. E tu chi sei? Io e Zorok, gran maestro di cucineria. In altre parole, sei un cuoco. E qual è la tua specialità? Bistecca d'elfo arrosto? O magari intestino di nano in salsa di scarafaggi? Io vendo ricette per crema di pozioni. Per comprare ricette, avvicinati a Zorok e premi Enter. Dare la musichetta in sottofondo. Allora, noi possiamo prendere le essenze. Rossa, blu, verde, oro, arcana, gialla e cristallo. Oggetti misti, qui le pergamene e la conchiglia. E le ricette per le pozioni. Ricette per pozioni di cura minore, di rigenerazione e di rallentamento veleno. Non abbiamo molti soldi, quindi ci conviene vendere qualcosina. Cos'è che vendiamo? Beh, ovviamente, visto che abbiamo una mazza e un'ascia in più, le possiamo anche vendere. Quanti soldi abbiamo? 93. Vabbè, non tantissimi, però abbiamo un libro, due e tre. Ok, e adesso impariamo queste ricette. Adesso vi c'è apparso sotto il menu Magilla, menu ricette, con tutte le ricette che possiamo creare, che sono in questo caso la pozione di rigenerazione con fiala vuota, intestino di satiro e red essence, quella blu con bava rossa, blu essence e la fiala, buona ovviamente, e la leve pistello e la red essence più la fiala vuota. Ok, abbiamo quello che ci serviva. E qua c'è una cassa con dentro delle fiale, con le quali possiamo subito creare delle pozioni. Quindi qua, tu, tac, tac. Tac. E tac. Adesso abbiamo altre pozioni. Cosa faceva questa pozione? Aumenta la tua forza. Ok. E qua mettiamo quell'altra. Che rigenera la vita. Non siamo messi male alla pozione. 8 pozioni di vita. Una di rigenerazione. Una di forza. E più le 20 caramelle. Ah, forse non so se ho detto nell'altro video speciale che le zucchette droppano anche caramelle quando esplodono. Se sia fortuna. Non so se l'ho detto o no. Ma non importa, l'ho detto adesso. Frecce. Pozione di rigenerazione. Un'altra. Essenza arcana. Un'altra nuova essenza. Un'altra arcana. Un'altra nuova essenza. Scendi giù. La cave della miniera. Quindi. Chiave miniera. Ok. Qua c'è la lancia di un tizio conficcato. Qua c'è una torcia.
Qua c'è altri questi aglia cosi. Vita. Cosa? Altro coso distrutto. Muori. Muori. E muori. Bravissimo. Ok, cosa c'è di qua? Sì. Mi sembra che dovrò andare di là. Ma come? Non mi ricordo come si faceva ad andare di là. C'era un modo sicuramente per andare di là. Non ho altre vie da esplorare, giusto? Forse. Proviamo a fare una cosa. Saliamo di qua. Ah boh, torniamo qui però. Se per sé le cose non cambia. Non mi ricordo come si andava avanti. Spada! A me. Proviamo a risalire qua sopra, forse. C'era un metodo per andare di là. Ciao amico. Oh! Infame. Maledetto infame. Non me lo ricordo, ragazzi, sapete come si fa veramente. Usiamo un attimo l'alo. Così ci curiamo anche un attimo e salviamo la partita. C'era un modo, forse. Ma qua sono le due chiavi. Non me lo ricordo proprio. C'era un metodo. Ma quale? E questo è il problema. Avrebbe usato l'alo, quindi sono ricreati i nemici. Vabbè, un motivo in più per farci delle essenze rosse. Sì, però se magari li beccassi, i pipistrulli. Ah, lì. Di là abbiamo visitato tutto, quindi per forza dobbiamo andare giù di qua. E poi... qua c'è la cucina. Qua torniamo in quella stanza. Zaffiro. Soldi per me. Arcana. Yeah. Altro coso. Che succede prima con l'ascia, ma a dettagli. Vabbè, un altro morto. Tac, 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 tac. Cuoricino. E come si fa ad andare di là? Tu muori intanto. Non così, sicuramente. Ah, è vero, qua c'era una salita. Che stupido che sono, non ci ho pensato. C'è un fantasma. Saluta a te, avventuriero. Non avere paura, il mio nome fa parte del passato. Una volta ero io un avventuriero come te, ma sono stato ucciso dalle trappole di questa stanza. Non posso riposare in pace finché queste trappole resteranno attive. Avventuriero, c'è una leva che controlla tutte le trappole in questa stanza. Trovala e tirala. Se lo farai, tutte le trappole verranno disattivate ed io potrò finalmente riposare in pace. Attento, il percorso è pieno di trappole. Procede con attenzione e stai attento alle mattonelle che le attivi. Buonanotte, spedito di leggere, ma dettagli. Ho provato a correrci in mezzo a capofitto, ma è stata una mia caduta. Sarebbe meglio per te attivare ogni trappola singolarmente, aspettare l'effetto e cercare di scansarlo. Povero Lelito, è intrappolato in questo mondo. Dovresti aiutarlo a liberare la sua anima, così che potrà lasciare questo posto. Wow, Zeratul, sono commosso. Ancora dopo tutto? Oppure perché la stanza è piena di trappole letali? Ok, cerchiamo di non schiattare. Ok, ciao. Ah, la pozione dell'individuo a trappole. Questa ci sarà utile. Incanta brevemente i tuoi occhi, permette di vedere le trappole nascoste. La teniamo per ora lì, non la utilizziamo subito. Ah, è vero, c'è la via per andare di qua. Quindi ne approfittiamo un attimo, va. Tanto lì possiamo tornarci quando vogliamo.
Tanto zaffiro e vai. Continua a raccogliere zaffiro a manetta. Frecce, essenza blu. Torcia. Yeia. Alta stanza completata. Ok, di qua ci sono le trappole. Questa merda mi dà i brividi. Abbassa per evitare un proiettile. Ciao. Cosa fa questa porta? Da qui? Ah, giusto, è la via per tornare dietro. Ciao. 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 Affan bippet. Ok. Aia, affan bippet 2. Ok, a questo punto l'abbiamo superato con successo. Ma vaffan bippet. Basta. Ma porco. Stavolta non mi hai pregato. Affan bippet. Stupido io. Come vedete, le tappe di fuoco sono molto più letali perché fanno danno a tempo. Quindi devo stare molto più attento. Ok. Oddio, quella trappola era veloce. Affan bippet. Un'altra volta. Ciao amico. Mancato. Oh, ha mancato. Nada. Nothing. Nada. Porca puttana. Oddio. Mi ha fregato, eh. Oddio. Oh merda. Oh cazzo. Merda, figa. Ok. Non colpite le mura, grazie. Oppure colpiamo le mura. Ah, non ho capito in che senso, vabbè. Occimente sbloccato, la zona centrale è illuminata. Ho acceso tutte le luci della zona principale. Yeia. Ok, torniamo dal nostro amico. Amico, ho aperto tutte quante le tue robe. Tu ce l'hai fatta. Ti sarò grato per l'eternità. Prego, bello. Comunque, sei mica di qualche oracolo qua intorno? Chiave delle miniere. Hai passato la prova delle trappole e ho tenuto la chiave delle miniere. Adesso con questa chiave possiamo andare dove ho segnato che c'era una zona che serviva la chiave delle miniere. Ma non credo che la faremo in questa parte, quindi è inutile stare tanto a perderci in chiacchiere. E possiamo già dire che ci vedremo nel prossimo episodio. Quindi noi spacchiamo una cassa, uccidiamo sta merda, affam... E ci vediamo al prossimo episodio. Qui dal vostro Shen è tutto. Bye bye. Ciao!